eccoci qui, sì, eccoci sì. Qui, tra un po' dovrebbe uscire la quaglia reale. Me l'ha detto Piero Angela. No, ma chi? Piero o Angela? No, Piero Angela, il divulgatore scientifico. Ma non c'è la quaglia in Abruzzo. Stai zitto, stai zitto. Vabbè. Qua. Eccola, eccola, hai sentito? Qua. Hai sentito? Sì, un qua. Sì. Qua. Questa è la quaglia. Nella stagione qua. Dei lavori. E fa così, fa così. Qua. Qua. Ecco, sì, se va a chiappi, qua va a chiappi. Ma scusa, io pensavo che fosse la quaglia, invece il proprietario del terreno. Ma quello è signor Duccio. Ma qua guaglia. No, quale guaglia? È una contrazione, qua guaglia. Va guaglia, guaglia. Lei ci disturba sempre. Che c'ha? Sto preoccupato. Perché? Che è successo? Mio nonno. Suo nonno? Oddio, che è successo? Da dal medico. Ma c'è stata la salute di ferro, 92 anni. No, lui sta bene. È andato per conto terzi. Cioè? Per mia nonna. Non ho capito, per suo nonno non sta bene, suo nonno va dal medico. Ma come fa le cose al contrario, non ho capito. È andato per conto terzi. Dottore, mia moglie è sorda. Ah, la nonna. E il dottore gli ha detto quanto è sorda? Sempre. No. No, quando. Infatti il medico ha detto no, quanto. Quanto. Quando. No, quando. E il nonno ha detto sempre. Ma sei sordo pure tu. Mia moglie non ci sente, c'ha problemi all'udito. No, all'udito, alla rete. All'udito nel senso del senso sensoriale. Deve fare la prova audiometrica. Vedi. Deve parlare a 30 metri, se non ci sente è normale, se non ci sente a 15 metri è l'età. Senti, a 8 metri è sorda. Mio nonno ha fatto la prova ieri sera. Ah, e come è andata? Ha cominciato a fare la prova dalla porta della cantina, sono 700 metri da casa. Sì, ammazza. E strillava, Mari! Lo dico in italiano? Sì. Mari! In italiano. Che se cucinate stasera? Lo dico in italiano? Sì. Che hai cucinato stasera? Si capisce. E non si sentiva niente. Perché 700 metri. Neanche la nonna bionica. Oppure perché la nonna era sorda. Poi a 300 metri, Mari! Italiano, Mari! Mari. Che se cucinate stasera? Ha detto silenzio di tomba, sarà morto, forse. No, la nonna no. A 8 metri sotto la casa, Mari! Che sei cucinato stasera? E la nonna ha detto, Beppi, è tre volte che ti dico la frittata. Allora è suo nonno che non ci sente. E allora è andato per lui, non per conto terzi. Vabbè, ma salve. Arrivederci. Ci senta. Arrivederci.